C'è qualcuno? Qua. Oeee! Signori, il vostro corridore, Sascha Modolo, direttamente da, Conegliano. Siamo a Conegliano. Buongiorno. Sascha Modolo, cioè, dovrebbe anche correre in bicicletta. Tra un po' scopriremo... Io sono pronto, da un'ora ormai. Pronto da un'ora, Sascha. Vuoi dire qualcosa ai tifosi? Cosa devo dire? Ciao a tutti e benvenuti... Nel tuo mondo. A Conegliano. Nel suo mondo. Nel mio nido. Facci video come fa Andrea Finn. Scarpette, casco, la bici, la macchina. Andrea fa queste riprese così. Allora, siamo qua con Sascha, tra un po' andiamo in bici, facciamo 4 ore. Però Sascha, come ben sapete, da un po' che è fermo, no? Il problema qual è, Sascha? Per quale motivo sei fermo? Il motivo non lo so. A cosa è dovuto? Ho avuto un'infiammazione, spero di avere, che sia passato un'infiammazione al ginocchio e che poi si è trasformata in borsite e sembrerebbe risolta. Ho ancora qualche fastidio ogni tanto quando vado a sforzare un po' di più, ma sembrerebbero dolori di assestamento, quindi vediamo oggi se non mi tira tanto il collo Lello di riuscire a fare 4 ore senza dolori. Possiamo vederti al tour alla Vuelta o è presto per saperlo? Il tour non credo, perché già la squadra fatta, sono già in ritiro in altura e sono in 10, mi sembra un po' da là, scelgono la squadra che va. Penso però la Vuelta ce l'ho in programma e mi è stato detto di prepararsi proprio per quell'evento e spero, perché ho saltato il giro e mi dicevi che ci sei stato male. Sì, perché poi fatalità, è 3 anni che lo salto e 3 anni che passano qua vicino sempre per Conegliano e qua nelle zone mie. Noi si parte, amico di Van Der Poel. Com'è Van Der Poel? È un ragazzo, ha 20 anni, piace giocare a Fortnite anche a lui, è un ragazzo interessante, avete capito? Ciao ragazzi, noi abbiamo fatto già un po' di salite, siamo qua sul Montella, abbiamo trovato un amico di Sascha. Lui è Sascha. Io sono Sascha. Sono Sascha. Lui è Sascha. Ciao a tutti. E lui è Vendrame. Sascha, vuoi dire qualcosa di Andrea? Ma è un po' convinto, no? Un po' convinto. No, un po' particolare, dai. È concentrato, è determinato e insomma, vendermi se è così, bisogna prenderlo per quello che è. Che belli siete stati di stima. Ah, Andrea, vuoi dire qualcosa di Sascha? Se gli dici che io sono particolare, anche lui è particolare. Siamo due particolari, lui è l'opposto di me, però vabbè, lo porto fuori, quindi c'è lo porto fuori. Lo porto fuori, è tanta roba, dire questo a modulo. Ragazzi, io mi sono staccato perché lui dice di andare tranquillo, ma ad ogni salita mi sono staccato perché poi fare un allenamento con Sascha è un problema, perché lui è un cacciatore di classiche, un uomo veloce, quindi gli strappi a tutta. Rilancia in pianura e in discesa, quindi per me era sempre a tutta e per fortuna sulle salite lui va via e siamo sul combai. Vi mostro il panorama, siamo in cima al combai. Guardate dove mi ha portato Sascha. Qualcosa di bellissimo. Qua è bello. Vengo spesso a Montello, dopo faccio il combai da questa parte qua. I posti qua da noi. Il mio problema è vivere qua e dopo quando vai in ritiro con le altre squadre che ti mandano in Spagna non è come qua. No? Bello come qua dalle mie parti, vabbè, io sono nato qua però. Ora in teoria inizia la parte bella. Ancora quanto abbiamo da andare a casa da qua? Ma sarà un'ora e mezza. Ancora un'ora e mezza di agonia. Collina, vallata, Vittorio. Un'ora e mezza di agonia e dopo inizia il mio lavoro, seduto a tavola a mangiare. Esatto, gambe sotto. Ma anche là sono forte anche io là. Cioè dopo 4 ore. Anche un giocoliere, oh. In penatina ci sta sempre. Ragazzi, la giornata è finita, ho passato una bella giornata insieme a Sascha, mi ha tirato il collo, però dopo mi hanno fatto mangiare, mi hanno fatto bere, quindi mi sono ripreso. Speriamo di rivederlo presto alle corse. Sascha, un saluto. Ciao a tutti, anzi vi ringrazio. Ti ringrazio. E loro li ringrazi perché ti vedranno poi in televisione. Esatto, per avermi dato anche luce o essersi ricordati di me, che un po' la gente si è un po' dimenticata, ma ci sono, dai, spero di ritornare presto alle corse, spero anche di ritornare quello che era.
Sasha, ragazzi. È la bomba. Stavo facendo uno scherzo. No, vabbè, ti ho dato a mangiare. No, come si spegne? Come si spegne? Freno e start ancora. No, vabbè. Vuoi rubarmi la macchina anche? No, ma tanto saresti era per i tifosi. Stavo facendo vuoi salutare i tifosi? Va bene tutto. Ciao tifosi. Grazie. No, ma stavo scherzando, sai. Spero. È andata male. Alla prossima.